La prestigiosa sede della Fondazione Luigi Einaudi ha ospitato ieri, 28 febbraio, la presentazione dell'ultimo libro di Massimo Salvadori, dal titolo Storia d'Italia, il cammino tormentato di una nazione 1861-2016, pubblicato nel 2018 da Giulio Einaudi Editore. Ne hanno discusso con l'autore Aldo Agosti, Esther De Fort, Guido Formigoni e Paolo Soddu. Noi abbiamo dal 1861 ad oggi uno Stato unitario, lo Stato nazionale, che ha conosciuto nelle sue vicende tre momenti fondamentali, vale a dire tre tipi di Stato che si sono contrapposti l'uno all'altro, vale a dire lo Stato liberale, lo Stato fascista, lo Stato post-fascista democratico-repubblicano, i primi due Stati monarchici, il terzo repubblicano, a cui è seguita poi alla fine del percorso della cosiddetta Seconda Repubblica una terza fase. Abbiamo assistito al collasso dello Stato liberale, al collasso dello Stato fascista, al crollo delle istituzioni che erano state alla base della Repubblica Democratica nata nel 1945, a cui è poi seguita l'ultima fase a partire, è vero, dal 1994 con l'Italia berlusconiana e quello che ne è seguito fino ad oggi. Quindi è un cammino, come dicevo, tormentato che ha visto il paese segnato costantemente da una estremamente elevata conflittualità politica e sociale che ha reso molto complesso e in parte fallimentare il fatto che gli italiani si siano costituiti in una nazione condivisa.